Allora, di nuovo buonasera a tutti. Mi fa davvero piacere essere qui a chiudere secondo quello che è tra l'altro l'intenzione dello staff di Insegnalo, cioè di realizzare un insieme di contenuti che avessero come registro proprio la settimana del cambiamento. 10 giorni per ripartire. In effetti ne abbiamo un gran bisogno, ne abbiamo un gran bisogno. Io ho colto questa occasione, ho accettato con grandissima gioia questo invito. E quindi riprendere, ovviamente, in una forma sintetica e veloce per voi, per tutti quelli che stanno ascoltando e vedendoci, il tema chiave. Uno dei temi chiave del cambiamento, cioè l'alimentazione. Ma in effetti, io posso fare dei lavori anche interiori su diversi piani, però se poi non riesco a integrare l'aspetto più squisitamente attinente al corpo fisico, cioè le esigenze del nostro organismo, non riesco poi a raggiungere il 100% della ipotesi di cambiamento. Se non riesco ad acquisire quella sufficiente quota di dati cognitivi che mi consentono di poter scegliere qual è la migliore nutrizione per me, probabilmente qualche problema c'ho lo stesso. E allora vediamo di tirare le somme di questo ragionamento, che poi alla fine è abbastanza semplice, ma invece vede all'esterno una tale quantità e soprattutto un'imponenza di appunto paradigmi che allontana invece dal vero senso di quella integrazione tra i nostri piani, quello interiore, quello mentale e quello del corpo fisico. Nella diapositiva che vedete sta scritto le cose che non ti hanno mai detto su tutto quello che mangi oggi, ma in effetti immagino che tra voi ci siano comunque delle persone che sappiano già, almeno in buona parte, che cosa ormai accade, cosa i consumatori sono costretti a scegliere entrando in un supermercato o in un centro commerciale. Allora, ecco perché ho iniziato già molti anni fa questa mia ricerca personale su tutti questi temi che sono serviti anche a me, non solo perché, come vedete, sono un bioagronomo alimentare, quindi i miei presupposti di base sono quelli che riguardano la produzione primaria, cioè materialmente produrre ciò che serve, le materie prime che servono per la sopravvivenza, per l'approvvigionamento agroalimentare. La novità è che dopo, direi, quasi 30 anni di studio, di ricerca personale, di approfondimenti, di trasformazione mia personale a livello interiore, ho anche fondato insieme al mio straordinario amico e medico Francesco Oliviero un centro proprio dedicato esclusivamente alle tematiche dell'alimentazione. Lo vedete in basso in diapositiva, non a caso si chiama Centro per l'Orientamento, la Coerenza all'Educazione Alimentare. Di questo c'è in effetti un grandissimo bisogno. Troppe cose ormai sono diventate un problema. E allora, per darvi un'idea di come si svolgerà questo webinar, vi dirò che durerà circa 40-45 minuti, almeno per quanto riguarda la mia parte. Ci sarà spazio per l'interazione e spero che questo accada anche su tematiche molto forti e dirompenti, diciamolo pure. Allora, andiamo avanti. Non si muove le slide, devo chiedere soccorso. Scusate, vi chiedo scusa, Fabio. Ecco, partite. Vi chiedo scusa. Allora, i paradigmi alimentari. Parliamo proprio di paradigmi. Allora, questi sono gli argomenti che sono più ricorrenti quando parliamo di paradigmi, cioè tutto quello che afferisce al sistema latte. Quindi il latte e tutti i suoi derivati, le carni e i suoi derivati, sia di terra, di aria che di acqua,
Pasta e pane moderni, vedete, tra parentesi sta moderni. E poi, assolutamente primario e non certamente accessorio, il paradigma dell'acqua che beviamo. E vedremo qual è il senso. Io considero questi i principali, i più importanti paradigmi che riguardano l'alimentazione. Vi accorgerete del perché li chiamo così. Allora, questa persona si chiama Otto Warburg e ha avuto un riconoscimento straordinario nel campo della medicina nel 1931. Considerate che ha di fatto in quegli anni, quindi già da prima del riconoscimento del Nobel, scoperto qual è la causa primaria dello sviluppo delle cellule tumorali, cioè attraverso una serie di esperimenti in vitro, tra l'altro, in vitro, quindi senza neanche effettuare vivisezione o sperimentazione animale, come si dice, si è accorto di una cosa fondamentale, di quello che è l'assunto fondamentale della nostra biochimica, della biochimica del nostro organismo, cioè che le cellule tumorali, le cellule neoplastiche, si sviluppano esclusivamente in un ambiente acido. Che significa un ambiente acido? Allora, considerate che il nostro organismo è un sistema tampone, ovvero un sistema tamponato. Il nostro sangue ha un pH molto preciso. Cos'è il pH? Il pH, molto velocemente, è un range di variabilità. Va da 0 a 14 con la neutralità al centro 7, che consente di stabilire proprio i parametri vitali. Nel nostro caso, il pH del sangue, del nostro sangue, ha un pH di 7,365. 7,365 significa che supera la neutralità e va nel campo alcalino, subalcalino per esattezza. Allora, questo significa che tutto quello che accade nel nostro organismo, tutto quello che è fonte per noi di nutrimento o dovrebbe essere fonte di nutrimento è molto legato al sistema tampone costituito dal sangue. Considerate anche che piccole differenze di pH all'interno, o meglio, all'estremità del 7,365 provocano degli stati di malattia e addirittura la morte con piccolissime variazioni. Quindi questo è il primo assunto fondamentale che su cui bisogna riflettere. Tra l'altro, oggi sono disponibili, a differenza di molti anni fa, tanti documenti sulla storia di questa scoperta. Curiosamente, ma non è poi così curioso come vedremo alla fine, gli studi di questo straordinario scienziato non sono presi minimamente in considerazione nei corsi di laurea in medicina, né in quelli di biologia, né nella maggior parte delle sedi di approfondimento o di formazione che hanno a che fare con le problematiche del nostro metabolismo. È una cosa molto singolare, ma in realtà lo scenario è molto chiaro, quindi diverrà molto semplice vederlo poi alla fine della composizione. Un altro elemento è questo scimpanzé, si chiama Robby come me, mi fa molto piacere chiamarlo così, e dà un altro elemento forte. Ma noi Homo sapiens, come siamo fatti realmente? Di cosa avremmo bisogno? Ma qual è il nostro posto nel sistema biologico integrato del pianeta Terra? Lo scimpanzé, e non solo lui, cioè altre specie di primati, come ad esempio l'orango, il gorilla e altri primati definiti, quindi li metto tra virgolette evoluti. Diciamo che si tratta dal punto di vista della catena trofica di un punto di arrivo. Ecco, preferisco mantenermi su ambito ecologico. In effetti, questi animali straordinari con cui condividiamo più del 90% del nostro DNA, ma non sono uguali a noi, e questa è una nota che faccio anche per
coloro che immaginano, pensano che lo studio sugli animali sia poi così perfettibile, nel senso di adattarlo alle nostre esigenze metaboliche. Condividiamo senz'altro tantissimo materiale genetico con questi animali, però non siamo esattamente uguali sotto l'aspetto metabolico. In questo caso c'è un'enorme, straordinaria uguaglianza. L'anatomia comparata ci indica chiaramente che il nostro apparato digerente è fatto esattamente alla stessa maniera. Come è fatto l'apparato digerente di uno scimpanzé o di un orango? Bene, è esattamente come il nostro, cioè dalla dentatura, dalla tipologia dello stomaco, dalla lunghezza e dalla forma dell'intestino, possiamo senz'altro dedurre che abbiamo esattamente le stesse esigenze alimentari. Allora, basta guardare in natura, come ha fatto ad esempio la grandissima Jane Goodall, che ha studiato una vita gli scimpanzé, oppure l'altrettanto straordinaria Diane Fossey, che addirittura per aiutare a salvare i gorilla di montagna è stata anche uccisa, oppure per Shirley Strume, che ha studiato le dinamiche sociali e l'antropologia dei babbuini. Ecco, l'esame e l'osservazione della natura ci dà delle indicazioni straordinarie. Bene, questi animali sono rigorosamente vegani, direi, cioè più che vegetariani, nel senso che la loro alimentazione è basata esclusivamente su vegetali crudi. Però vi dico subito una cosa, è una cosa sulla quale occorre riflettere. Io poi entrerò nel merito di questi aspetti, però mi piace dirvi subito quello che è proprio stato scoperto da Jane Goodall. Prima si pensava che le scimmie antropomorfe fossero appunto rigorosamente vegetariane. E allora sapete cosa ha scoperto Jane Goodall? Quasi per caso. C'era stato un problema climatico. Jane osservava un branco. Tra l'altro, vi dico che quello che accade nei branchi di questi animali, quindi all'interno del gruppo, è fortemente veicolato dalle femmine anziane. I maschi servono soltanto a protezione di territorio, a manifestare forza fisica nei confronti degli altri maschi e poi a creare delle condizioni di variabilità genetica. Però le vere decisioni, quelle importanti, sono prese dalle femmine anziane. Bene, Jane si accorse che la femmina anziana era molto nervosa, comunicavano moltissimo e tendeva a raccogliere il gruppo. Jenny si era anche accorta che in seguito a un piccolo cambiamento climatico, alcuni frutti, alcune specie vegetali di cui gli scimpanzé si nutrivano quotidianamente in quella zona, non erano ancora pronti, non erano maturi, non erano disponibili. Bene, la femmina anziana decise che in conseguenza di una carenza temporanea di proteine, era arrivato il momento di andare a caccia. Gli scimpanzé andarono a caccia, cacciarono e poi tornarono alle loro abitudini quotidiane. Cosa significa questo? Allora significa che gli scimpanzé e altre scimmie simili a noi sotto l'aspetto squisitamente anatomico, e quindi noi compresi, abbiamo ricevuto un dono, il dono di poter sopravvivere in condizioni di difficoltà, di temporaneità, anche quando non troviamo i nostri alimenti principe. Questo non può farlo un carnivoro stretto, come ad esempio un felino. Noi non potremo mai costringere una tigre a mangiare della verdura, non la mangia, morirà di fame. Non possiamo costringere una mucca a nutrirsi di carne, non può farlo. Ha un apparato digerente super specializzato per la digestione di vegetali anche difficili, improponibili anche per noi o per gli scimpanzé, per essere digeriti. Quindi una specializzazione ecologica molto rigida. Ecco, noi invece abbiamo ricevuto questo dono. Lo chiamo dono perché lo è nel caso delle scimmie che chiaramente rispetto a noi non si pongono un problema etico. Noi ce lo possiamo porre, ma viaggiamo in questo caso su una frequenza diversa, su un piano diverso. Però questa, credetemi, è la chiave di lettura. Perché vedremo cosa succede
quando ci nutriamo di quello che non è di nostra pertinenza in modo costante. E ormai abbiamo una tale quantità di supporto bibliografico, di ricerche molto molto importanti, ovviamente poco divulgate, che ci danno la misura esatta di quanto questo sia vero. Allora, proviamo a iniziare questo cammino sintetico verso i paradigmi alimentari. Allora, avete notato prima, il primo è proprio il latte e i suoi derivati. Bene, proviamo a fare qualche considerazione. Il latte è tutto il sistema zootecnico legato alla produzione del latte, alla creazione dei prodotti lattiero-caseari, quindi tutti derivati da latticini fino ai formaggi di alta stagionatura. E per me, che costituisce anche ambito professionale di lavoro, non perché mi occupo di allevamenti, ma perché ho dovuto necessariamente studiare tutte le problematiche dell'allevamento zootecnico, sia orientato alla produzione di latte, sia orientato alla produzione di carne. Definisco quello del latte il più colossale inganno alimentare della storia dell'umanità. E perché questo? Per alcune ragioni molto precise. Ora, intanto non si è mai visto sul pianeta, non si è mai vista sul pianeta una specie, mammifero nel nostro caso, che si nutre di un alimento che proviene da un'altra specie. Non esiste proprio, tranne qualche caso rarissimo che possiamo trovare su Facebook o sui social network, o che fa un po' notizia della gattina che allatta il topolino, o della cagnolina che allatta la gattina, ma sono dei casi molto rari, sono casi di emergenza, però a livello di pianeta vivente è una condizione che non esiste. Cioè, i cuccioli utilizzano il latte delle proprie mamme, della propria specie. Dopodiché poi, altra cosa che per noi è diversa, sospendono l'allattamento, quindi subentra la fase di svezzamento e iniziano a nutrirsi degli alimenti che poi saranno la loro costanza durante la vita. Quindi abbiamo già un primo aspetto squisitamente ecologico, trofico, che non funziona poi così bene. Ma come mai? Come mai? Ma andiamo avanti. C'è un altro problema. Anzi, i problemi ora diventano ancora più seri. Perché qua entriamo proprio in aspetti squisitamente metabolici. Proprio perché si tratta di un'altra specie, il latte prodotto dai bovini, qui parliamo di latte vaccino, cioè praticamente il 99,9% della produzione mondiale di latte, contiene degli ingredienti, delle sostanze, dei principi attivi, delle molecole, delle strutture proteiche che non sono fatte per noi, sono fatte, nel caso del latte vaccino, per i vitelli, no? Per il cucciolo della mucca. Ma come mai accadono determinate cose nel nostro organismo? Perché, ad esempio, ci sono delle proteine nel latte, come la caseina, una grossa proteina molto, molto difficile da digerire per noi, che provoca una serie di conseguenze che non riusciamo materialmente a demolire per come dovrebbe essere fatto. Noi perché abbiamo bisogno di ingerire proteine, oltre a tante altre cose? Abbiamo bisogno di ingerire proteine perché ci servono gli amminoacidi. Noi non utilizziamo le proteine tal quali, noi abbiamo bisogno di scomporle in amminoacidi, che sono i mattoni fondamentali di tutte le strutture proteiche. Allora, è evidente il senso. Le tracce di una decomposizione, di una scomposizione parziale della caseina sono facilmente riscontrabili nel nostro organismo e si manifestano attraverso poi delle problematiche. E quali sono? Principalmente, ad esempio, il fatto che parti di caseina vagano nell'organismo, veicolate dal sangue, finiscono nel mesenchima, quindi il tessuto connettivo che fa da scambio tra le cellule, il sistema linfatico, il sistema di captazione del sangue, quindi tutto il sistema vascolare, in particolare il sistema capillare, e poi c'è un problema, devono essere eliminate. Ma i reni, guarda caso, non sono in grado di eliminare tal quali queste parti proteiche. La caseina è una grossa molecola, noi non abbiamo
una struttura enzimatica in grado di demolirla perfettamente. Non siamo equipaggiati per questo. Allora, Rene, sapete cosa deve fare per poterla eliminare? Oltre a creare chiaramente un carico per l'organismo, oltre a creare nel sangue un sistema in acidificazione e quindi con la necessità di tamponare, perché abbiamo detto che il pH del sangue deve restare vicinissimo a 7,365. Bene, fa una cosa che è quella che in televisione non hanno mai detto, non l'hanno mai detto alle donne, non l'hanno mai detto per i bambini, quindi ai genitori e neanche agli anziani. E cioè che il rene non può eliminare residui acidi, ha bisogno di tamponarli, di bilanciarne le cariche. E sapete come? Prelevando calcio dalle ossa, facendo sì che il rene riesca ad eliminare un composto neutro. Ecco. Quindi, come vedete, risulta chiaro che ci sia proprio un problema di base. Però non finisce qui. Non finisce qui perché i trattamenti industriali che vengono fatti sulle varie tipologie di latte, da quello fresco a quello sterilizzato, comportano un ulteriore cambiamento, cioè la temperatura di pastorizzazione, ancor di più di sterilizzazione, provoca la trasformazione della fase, dello stadio atomico del calcio, per cui da calcio organico, perfettamente utilizzabile ovviamente dai cuccioli della mucca, quindi dai vitellini, diventa per noi calcio inorganico e quindi non utilizzabile tal quale. Deve essere eliminato, è un problema. Quindi altro motivo di affaticamento escretorio, perché comunque deve andare via, e da lì ovviamente depositi, calcoli, tutta una serie di conseguenze metaboliche. Voglio dirvi anche un'ultima cosa su quello che io ritengo il paradigma dell'inganno, uno dei più grandi, anche gli altri sono inganni, ma questo è davvero il più eclatante. Ed è una notizia che è conosciuta soltanto agli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori significa i miei colleghi agronomi, significa gli zoonomi, significa i biologi che si occupano di animali da allevamento. Bene. Sapete che cosa accade quando una mucca viene sottoposta a delle forme intensive di utilizzo del latte? Quindi attraverso tutta una serie di meccanismi che servono a portare la produzione di latte da quello che dovrebbe essere in natura, cioè dai 12 ai 15 litri al giorno di latte per il suo vitello, a mediamente 80 litri di latte al giorno per avere poi produzioni economicamente sufficienti. O addirittura a superare i 100 litri, o come è il caso di una mucca olandese che è arrivata a 200 litri di latte in un giorno. Bene, per fare questo occorre stimolare potentemente il sistema galattogeno della mammella della mucca, con delle conseguenze però, delle conseguenze che non sono piacevoli per l'animale, cioè quello di sviluppare molto frequentemente delle dolorosissime mastiti, che sono una delle infezioni più gravi che può avere una mucca in lattazione. Direi che il problema di tutti i mammiferi, la mammella è un organo straordinario, estremamente delicato e quindi richiede naturalità nella gestione. Capirete bene che passare da 10-15 litri al giorno per una mucca a 80 e più è un gran bel lavoro per le mammelle. Bene, la mastite consiste proprio in un'infezione molto dolorosa e dove la formazione di elevatissima carica microbica, quindi pus, diventa determinante. Tant'è che gli allevamenti bisogna somministrare enormi quantità di antibiotici, di antinfiammatori per tentare di arginare questo fenomeno. Però cosa accade? Accade che comunque enormi quantità di batteri finiscono nel latte. Bene, il Ministero della Salute, sapete cosa ha pensato di fare? Ha pensato bene di nascondere tutta questa massa batterica che è il risultato delle infezioni sotto la dizione cellule somatiche. Le mamme di oggi non sanno che quando danno una tazza di latte ai propri bambini, dentro quel latte c'è una grossa quantità
di tossine batteriche che sono il risultato delle infezioni. Ovviamente non ci sono i batteri tal quali perché i processi di pastorizzazione e sterilizzazione li uccidono, però ci sono le tossine. E non è proprio gradevole per un bambino ingerire tossine batteriche allo stato puro, che non sono termolabili, quindi restano tal quali. Un problema per smaltirle, perché comunque devono essere smaltite, sono un carico tossico. Ecco, questo è tanto per darvi un'idea del senso di quanto vengano taciute le nozioni e le informazioni. Una ricerca, credo dell'anno scorso, di altro consumo, ha dimostrato che il 30% del latte UHT che circola in Italia ha il dato, il parametro, la quantità di cellule somatiche superiore ai limiti di legge. Qui siamo addirittura oltre la legalità, eppure questo latte viene venduto, viene dato ai bambini, viene dato agli ammalati. Io trovo che questo sia a dir poco inconcepibile. Quindi occorre veramente iniziare da questo per comprendere come abbiamo bisogno di crearci una nostra consapevolezza. Quindi sostituire, intanto demolire questi paradigmi e poi sostituirli con quello che viene dalla nostra ricerca personale, a fronte ovviamente di uno studio, di una ricerca che poi trova nel dato cognitivo e formativo l'elemento di cogenza. E allora, qui siamo alla fine, io sto chiudendo e poi daremo spazio chiedo l'arrivo di Fabio, ora condivideremo questa slide Rientro in finale. campo. Ecco, ciao Fabio, sono passato un po' di Ciao più dei Andrea. 45 minuti, come spesso mi accade. Allora, intanto guardiamo un po' le domande. Sì. Dunque, allora, Carlo ci chiede se i semi di lino e di canapa non macinati vanno bene magari nelle insalate. No, Carlo, perché questi semi non sono attaccabili ai nostri enzimi. Può farlo un uccellino, noi non riusciamo. Io ti suggerisco nell'insalata di usare o un cucchiaino di olio di semi di lino, che è seguito a catena del freddo, oppure macinare, tritarli, tritare i semi e quindi utilizzarli sull'insalata in forma già sminuzzata. Ok, rispetto invece all'omega 3 con il semolino, quanto al giorno penso? Dunque, se utilizziamo olio di semi di lino e se usiamo come condimento vegetale che fa parte comunque dei grassi, cioè l'olio extravergine di oliva, vi dico che l'olio extravergine di oliva è l'unico grasso che non deve essere mai tolto dalla dieta, dalla nostra alimentazione, perché è straordinario, è un nutraceutico. Ovviamente deve essere buono, ecco, cioè deve essere olio extravergine di oliva di alta qualità, spremuto a freddo in bottiglie di vetro scuro, che proviene dalle zone di elezione, le zone evocate. Quello è considerato davvero un medicinale, un nutraceutico. Se io consumo da 1 a 3 cucchiai al giorno cucchiai di olio di semi, olio, scusate, olio extravergine di oliva di qualità, mi basta per integrare la quantità di omega 3. Assumere da 1 a 2 cucchiaini massimo al giorno di cucchiaini di olio di semi di lino. Vi do anche un'altra dritta, e questo lo dico anche perché mi costa, come pediatri spesso allontanino dal consumo di olio extravergine di oliva anche i bambini. Bene, lo dico anche alle donne, gli acidi grassi che contiene l'olio extravergine di oliva sono estremamente simili a quelli del latte materno umano. Questo vi dà la misura della digeribilità del grasso dei grassi insaturi e polinsaturi dell'olio. Ok, Roberto, quindi mentre aspettiamo che ci qualche altra domanda, qualcun altro che vuol chiedere qualcosa, vabbè, poi rispondiamo a questa domanda. Qua vediamo tre moduli. Allora, questi tre moduli partono dalla saponetta, che pilatescamente non possiamo lavarci le mani con la No, saponetta, no? no. Li dobbiamo conoscere. Sì, partiamo proprio da questo è l'assunto, se volete, etico di questo progetto che è la coerenza. È una domanda che ho fatto all'inizio, ma in effetti, che
che senso avrebbe una coerenza parziale? La coerenza è nei nostri confronti, ma è anche del mondo in cui viviamo, del nostro ambiente, del nostro pianeta. Non ha senso separare, noi dobbiamo unificare, integrarci in un sistema vivente. Come vedete, come sentite, Roberto è un vulcano in piena attività. E quello che abbiamo ascoltato è soltanto un po', un pezzo, direi, passando in metafora, la punta dell'iceberg. Esatto. E invece questi tre moduli sono un po' il corso che Roberto, una parte del corso che Roberto fa in aula, fa all'interno del COCEA, che è una struttura che porta avanti lui insieme al dottor Oliviero, e qui in qualche modo entrerai nel merito dando soluzioni concrete. Esattamente, ecco, grazie Fabio per questa domanda. Come vedete sono tre moduli molto chiari, molto precisi, cioè è quello di cui abbiamo bisogno, cioè capire cosa c'è negli alimenti, capire soprattutto da dove dobbiamo prendere, sulla base ovviamente di quello che ho detto prima, quali sono le fonti alternative di proteine ad esempio, e poi frutta e verdura, energia e salute. Vi ricordo quell'immagine straordinaria. Allora, esamineremo intanto l'esistente, cioè che cosa abbiamo a disposizione, no? Quali sono le fonti principali di nutrimento, quali sono gli alimenti principali per noi in Italia in modo particolare, con un occhio anche alle bellezze che vengono dal mondo. Penso alla quinoa, penso all'amaranto, penso a nutraceutici come il noni, morinda citrifolia, ecco. L'importante è che ritorniamo comunque in un ambito che sia prevalentemente quello nostro mediterraneo alla luce di queste considerazioni. Quindi situazione, quali sono i paradigmi da demolire, perché, e ovviamente le soluzioni che ci sono per stare non bene, benissimo. Ok, chiaramente quindi quel corso vedremo di farlo partire, dipende da noi, anzi dipende da voi, perché chiaramente un minimo di spese bisogna sostenere. Ho pensato 10 euro a modulo più IVA, quindi intorno a 30-40 euro il percorso completo, però vedremo se almeno 10 persone, se di farle iscrivere, me ne deve fare parte del corso. Chiaramente poi invieremo via email tutte le indicazioni per pre-iscriversi, al solito come abbiamo fatto per gli altri nostri amici. Allora, andiamo a alcune domande interessanti. Sì, ma cominciamo. Sulle donne si potrebbe andare anche una serata. Allora, Stefania ci parla di cereali e cioccolata fondente. Come posizioniamo i cereali con la cioccolata fondente? C'è una relazione tra i cereali e la cioccolata fondente? Che afferiscono da una parte a un elemento di forte richiamo nutrizionale come i cereali. La cioccolata ha una plusvalenza perché non solo contiene degli ingredienti estremamente utili anche per il nostro metabolismo, ma ha anche un forte richiamo psicologico, tant'è che alcuni alcaloidi che contiene hanno di fatto un effetto sul nostro comportamento, cioè sono in grado di, tra virgolette, farci stare anche meglio. Come li posizioniamo? Beh, è una domanda piuttosto generica. Io direi comunque che però è molto utile. Perché? Perché oggi, chi fa la domanda? Stefania. Stefania, allora, il problema non è come posizioniamo i cereali, il problema è, perché quello possiamo farlo senz'altro, il problema è, ma quali sono questi cereali? E da dove vengono? Cioè, se io parlo, per esempio, di cereali intesi come frumenti moderni, con cui si fa oggi la prevalenza della pasta, la prevalenza del pane, ecco, questi dovremmo allontanarli il più possibile, ridurli progressivamente fino possibilmente all'abolizione. Non è certamente un consumo sporadico che ci può creare dei problemi, ma il consumo quotidiano sì, quello sì. Per quanto riguarda il quindi mi rifaccio a quello che dicevo prima, utilizziamo altri cereali antichi e ancestrali, iniziamo a consumarli, soprattutto nella forma integrale, soprattutto nella forma integrale. E non crediate che sia vero quello che dicono alcuni nutrizionisti, secondo i quali gli alimenti integrali comportano problemi poi di assimilazione di calcio e altri minerali. Non è vero. Quello accade quando il panificatore fa il pane integrale con le farine 00 e poi aggiunge la crusca. Allora sì che io ho un problema. Addirittura la crusca in quel caso frena l'assorbimento di nutrienti. Nutrienti che peraltro nelle farine molto raffinate non ci sono. La farina 00 è solo amido. Non è rimasto più nulla della ricchezza del seme, del grano. Quindi posizionamento però è forte, importante, è il grosso dell'energia di cui abbiamo bisogno durante il giorno per sopravvivere. L'amido è la forma più straordinaria di immagazzinamento di energia che viene dal sole,
quindi immaginate qual è l'importanza. E poi le proteine. Proteine che accoppiate nel caso dei cereali a quelle dei legumi danno un valore biologico elevatissimo. La cioccolata, basta non abusarne. Basta non abusarne. No, non si può togliere. No, assolutamente. Allora, due domande, su queste due domande si gioca in casa. Le faccio veloce tutte e due perché altrimenti perdiamo una lotta da solo. Allora, una. Quindi da parte di Dorella, le verdure vanno mangiate esclusivamente crude oppure ci sono metodi di cottura da preferire? Ottimo, grazie, ringrazio Fabio. vedete come è davvero come se voi foste qui davanti a noi. È molto bello tutto questo e non si può che ringraziare Insegno.it per questa meraviglia. Le verdure mangiate esclusivamente crude, a onor del vero sarebbe la cosa migliore, mangiarle crude. Io personalmente utilizzo fino al 70% di alimenti alcalinizzanti, cioè crudi, nella mia dieta quotidiana. Quindi sì, la risposta è sì. Io ottengo tutto quello che mi serve dai vegetali allo stato crudo, tutte le volte che sia possibile. Mi permetto, proprio perché raggiungo una condizione, direi ottimale, si può andare ancora oltre, lo faccio in alcuni giorni, di utilizzare anche il cotto, quindi ci mancherebbe all'interno di un 70% di alimentazione basata su vegetali crudi, quindi frutta, verdura, ortaggi, frutta secca straordinaria come nutrimento, è la cosa migliore. Ma questo non vuol dire che non si possa cuocere, bisogna soltanto far sì che stiamo sul 30-40%, ecco. Poi metodo di cottura, sì, brava Dorella, perché in effetti la cottura a vapore è assolutamente superiore a quella in acqua, quindi una lessatura a vapore fa mantenere, nonostante la perdita, ad esempio, delle vitamine termolabili e degli antiossidanti, la maggior parte dei quali sono anch'essi termolabili, almeno non perdo il contenuto in minerali, non perdo la solubilizzazione di proteine o di particolari sostanze come le pectine e le emipectine. Quindi cottura a vapore è sicuramente la preferita. Hai già introdotto la risposta alla domanda di Max, però te la leggo perché è importante per te. È buona cosa, come da qualcuno viene detto, mangiare qualche noce o un po' di frutta secca al giorno? Max! Roberto è arrivato con contenitori. Li ho svuotati, qui ci sono mandorle, qui c'erano le noci, grande Max. Questa è l'energia che Roberto utilizza. Questa energia, ecco, quindi come vedete ho utilizzato nel modo migliore l'energia, sì, io divoro frutta secca, tra l'altro questo per me è un periodo di grandissimo consumo energetico, quindi ne mangio davvero tanta di frutta secca. Sì, guardate, per esempio 10 gheriglie al giorno vi danno tutto il supporto di omega 3 che serve, più tutta la ricchezza proteica e di acidi grassi polinsaturi. Qui addirittura ci si mangia le mie mandorle. Allora, dice Fabio. Quindi consigliate che la migliore frutta secca per noi è costituita da mandorle, noci e nocciole. Le arachidi invece, essendo tostate, perché sono solo tostate, sono acidificanti. Se ci siamo, sono limiti massimi. E il nostro corpo ce lo dice. È chiaro che la frutta secca ha un elevato contenuto di grassi polinsaturi che fanno bene, però è chiaro che se ne mangio troppa, è chiaro che l'organismo poi tenderà a utilizzare tutta questa energia come riserva e quindi tenderà a accumulare grasso. Quindi qui parliamo di grammi, di decine di grammi. Si va da 20 grammi fino a anche 50 grammi al giorno, 100 grammi al giorno se io ho un'intensa attività fisica, ad esempio, o comunque voglio utilizzare una fonte energetica straordinaria, per dire ambienti freddi. Ecco, è un ottimo modo per avere calore. Capite perché non ci basta un webinar, manco due, manco tre? Ma il corso entrerà nel merito di questa sera. Allora, Fabio ci chiede, è possibile avere riferimenti bibliografici stasera? Sui social network ci sono queste informazioni, ma vorrei cercare per conto mio. Vegano convinto, Fabio. Fabio, questo webinar è introduttivo, ci porta verso un percorso, quindi in effetti i riferimenti bibliografici che arricchiscono le proposte formative che io faccio ci saranno ovviamente nelle sedi opportune, quello sicuramente sì. Roberto, che
presidente Roberto lo conosco perché con lui ci stiamo lavorando già da un po' di tempo, e che è quello della ponenza alimentare, mette insieme una serie di pezzi. Sì. Per adesso quello esistente è il gruppo, o la pagina su Facebook, Coerenza Alimentare si chiama. Esattamente. Sì. Poi nascerà un sito già in progettazione, nascerà poi tante altre cose insieme. Sì, Fabio, quindi seguici, perché i riferimenti bibliografici ci sono e fanno parte della bibliografia scientifica, quindi studi che vengono fatti a livello clinico e anche straordinari testi. Allora, Stefania ci chiede, la quinoa è mediterranea? No, la quinoa non è mediterranea, non è un cereale, è una pianta straordinaria che nasce in Sud America ed è una di quelle piante che potremmo magnificamente inserire nella nostra dieta, perché non a caso dalle popolazioni precolombiane veniva definita il cibo degli dèi. Immaginate che contiene tutti gli amminoacidi per noi utili, quindi sia quelli non essenziali che quelli essenziali. È un alimento completo. Però non è a chilometro zero. Non è a chilometro zero. Quindi occorre utilizzare, nel caso si voglia inserire la quinoa anche una o due volte a settimana, della quinoa biologica, almeno viene garantita la sanità dal punto di vista delle contaminazioni. Però posso dirvi che utilizzando in modo efficace e ottimale i nostri cereali, i nostri legumi, abbiamo esattamente lo stesso risultato. Allora, adesso una domanda da un nostro amico, Davide. Davide Cangemi, sì. Che scrive, so che gli amidi si trasformano in zuccheri e mangiare la frutta dopo i pasti è deleterio. Cosa posso dire di preciso a chi mangia la frutta dopo un pasto abbondante? Davide, puoi dire che la cosa più sbagliata che si possa fare dopo aver mangiato, dopo un pasto, è quello di mangiare la frutta. E questo non tanto per quello che accade a livello di deposizione di grasso. Il problema non è questo, è quello che tu hai scritto, cioè gli amidi si trasformano in zuccheri. Allora, parlando di frutta, parliamo di zuccheri già allo stadio semplice, come quelli che fanno riferimento al fruttosio. Quello che accade quando si mangia la frutta a fine pasto è che la frutta, non richiedendo digestione, perché questa è un'altra bella cosa di cui parleremo in modo approfondito nel corso, è proprio il terzo, il modulo 3, la frutta, dicevo, non richiede digestione, per cui noi costringiamo lo stomaco a un lavoro enorme, cioè quello che dopo avere contenuto ad esempio il cosiddetto primo o il cosiddetto secondo, altro paradigma da rimuovere, che non funziona proprio così. In realtà dobbiamo mettere nello stomaco quello che è fatto per lui, e questo, scopriremo anche questo. Cosa accade? Accade che gli zuccheri fermentescibili che contiene la frutta, significa che in ambiente povero di ossigeno vanno in fermentazione, provocano le fermentazioni gastriche con grossissimi problemi poi digestivi. C'è chi, io ho avuto al Cocea una persona che mi diceva che quando terminava di mangiare stava malissimo. Ho detto, mi scusi, perché, cosa fa? Ma sa, mi mangio da mezzo chilo a tre quarti chilo di frutta dopo mangiato. Beh, così ci vogliamo fare del male. Il problema non è un po' di frutta a fine pasto, il problema è mangiare una tale quantità, è un errore clamoroso. La frutta va mangiata rigorosamente a stomaco vuoto, e mangiarla significa anche mezzo chilo, un chilo di frutta se devo sostituire un pasto. Ovviamente mi ci devo abituare poco al lavoro. Per sostituire un pasto, sì. Stefania entra nel merito di un pezzo del progetto di coerenza alimentare, perché scrive che parla della quinoa, probabilmente è difficile reperirla, l'ha comprata a Londra. E infatti una delle idee che abbiamo, Roberto, è mettere un sistema di e-commerce per veicolare quei prodotti che sono da consumare ma che sono difficilmente reperibili. Sì, sono difficilmente reperibili nei canali convenzionali. E Stefania, questo tipo di alimenti si trovano prevalentemente nei negozi specializzati, cioè quelli da agricoltura organica e nelle erboristerie. Quindi tutto quello che afferisce alle produzioni biologiche già oggi vede quinoa e amaranto sempre presenti negli scaffali oppure nelle erboristerie. Siamo un po' in chiusura, sono io perché leggevo Sara che ci scrive che è un po' depressa perché non posso mangiare. Perché non posso mangiare? Poi magari né Sara frutta né verdura. La frutta e verdura e si sente un pochettino depressa per questo. Perché non Sara, puoi scrivere perché lo vediamo solo io e Fabio e lascio la privacy. Allora mettilo sulla domanda, non sulla chat.
Esatto, vai sulla domanda e così io ho almeno un'indicazione in più del perché tu non puoi mangiare né frutta né verdura. Nel frattempo vediamo se qualcuno... Scusa, se ritorno ai semi. Ecco, sì. Carlo dice, scusa, interi no perché non sono attaccabili dagli enzimi, se li sminuzzo con un tritapepe posso mangiarli? Sì, sì, Carlo, questo puoi farlo. Più li sminuzzi, più riesci a utilizzarli meglio. Ah, Sara, non hai la domanda perché sei esperta, sei messa come esperta, per cui scrivi quello che vuoi scrivere qua su. Quello che ti senti, Sara, è un po' come se fossimo tra di noi. Oppure scrivilo, però mettendo solo organizzatori, se non vuoi. E nel frattempo Stefano ci diceva che l'ha comprata al supermercato, da Londra probabilmente. Adesso da Londra magari è più facile, nel nostro supermercato è difficile. Beh, quindi aspettiamo un attimo Sara e poi andiamo in chiusura. Sì. In qualche modo stiamo vedendo che le tematiche sono tante, soprattutto poi entrando... Grazie Max! Si trova a Roma presso... All'Italy. Sì. Vabbè, per lui che c'è. Entrando diciamo, nell'argomento, cominciamo sempre più a differenziarsi. Sì, è arrivata la risposta di Sara. È arrivato. Ah, ma io vedo Davide. Sì, Davide che è... Ciao Davide. Allora, Sara ha detto qualcosa. nessuno l'ha invitato. Non te la prendere, Davide. Allora, aspettate. Nel frattempo siamo diventati grandi. Vabbè, non importa. Sì, questo è uno degli aspetti legati alla... Sì, torniamo subito. Torniamo su Sara. Su Sara perché è interessante. Aspetta che mi sono perso Sara. Qua. Ecco qua. Ok. Vabbè, è visibile a tutti questa... No? O no? No, credo sia no. Visibile solo a noi. Oh, è visibile solo a noi. Allora, Sara, per quanto riguarda... Vabbè, questo non è un problema. Per quanto riguarda la gestione delle fibre, devi indagare... Sulla situazione anatomica dell'intestino e quindi il fatto che tu mi dica che puoi usare solo le centrifughe significa, non so, potresti avere diverticoli, potresti avere un intestino infiammato, ecco, è una valutazione da fare questa qui, nella sede opportuna ovviamente. Nel frattempo è arrivato anche Luca che salutiamo, magari Luca se vuoi entra in audio video. Ciao Luca! Tu puoi tranquillamente... Ciao Roberto, ciao Fabio, ma non volevo interrompervi, ero qua silenzioso che ascoltavo e mi dispiaceva di essermi perso il pezzo. Ciao Roberto, mi guarderò la registrazione. Sì, cosa c'è? Che non c'è. No, sono andato a farla. No Luca, vuoi parlare del corso? Perché qua abbiamo messo sui 3 moduli e ho appena anticipato che, come tutti gli altri nostri corsi, facciamo partire al raggiungimento di un minimo numero e che ci metteremo la prenotazione. Sì. Il prezzo è di 39 euro come tutti gli altri, quindi 10 euro più IVA a incontro praticamente. Ah, perfetto. Quindi, beh, ascolta, ma Roberto, noi abbiamo fatto le altre sere abbiamo fatto un gioco che in realtà ci hanno spinto i partecipanti a fare questo gioco e in realtà mi hanno forzato, mi hanno torturato fino a portarmi a fare questa cosa. E no, si diceva che fino il corso parte di solito con almeno una decina di partecipanti, anche attraverso il gruppo per scambiare idee e cose di questo tipo. E se superano i 20 partecipanti, magari gli facciamo uno sconto, tipo 29 euro. Ok, è una bellissima idea, cioè, una bellissima idea. Lo stai prendendo alla sprovvista e mi dà calci con le ginocchia per dire no, no non lo voglio non fare. Non è vero, non è vero, mi piace. Notate il commento. Luca, io credo che il senso di tutto questo nostro lavoro, cioè il vostro, il mio, sia quello di consentire la fruizione delle informazioni al più alto numero di persone possibili, soprattutto i ragazzi, i giovani, che davvero si giocano adesso il futuro della propria salute. Quindi benvengano queste idee. Ok, poi le comunicheremo meglio via email. Sì, adesso lo scrivo qui giusto per comodità. No, questo a noi, sapete perché ci piace molto questa cosa? Adesso, a parte le battute di Max, è una settimana, Fabio, che sai che noi siamo sempre in due posti diversi, è una settimana che mi chiamano Lucash, io dico solo, non ho parole, ok?
Ok. Dobbiamo fare maggiore, maggiore selezione all'entrata. No, volevo ringraziare Sara perché ha scritto una cosa. Ha scritto Sara? No, vabbè, è una constatazione, quindi va bene così. Grazie Sara. Ok, vabbè, poi adesso ti darò un bel calcio, Roberto. Prego. L'ultima riga. Penso che Roberto adesso darai un bel calcio a Fabio, perché l'ultima riga è quella più scioccante. 25 euro no, per tre webinar, no, penso no. Che sia una follia. No, ma va benissimo, va benissimo. Anche perché, Luca, così come gli altri partecipanti hanno avuto modo di vedere, si dice 3 webinar a 2 ore, ma si rischia di fare 10 webinar da 10 ore, perché altrimenti bisogna fermarlo. Sono, il progetto base è costituito da 3 webinar da 2 ore ciascuno, ma se ci sarà l'accoglienza di questi contenuti, potremmo anche aumentarli. Pensate che possiamo arrivare fino a 12 ore di webinar, quindi c'è un'ampia proposta formativa. Fabio, tocca a te dare il calcio, eh? Va bene, allora Luca, visto che sei qua, andiamo in chiusura, salutiamo i pochi, purtroppo pochi partecipanti, però magari con la registrazione possiamo diffonderlo sì. A un numero più alto di persone. Ringraziamo Roberto che, come dicevo prima, ha chiuso la nostra prima edizione della settimana, che poi non è stata una settimana, sono state ben 2 settimane sì. Del cambiamento, che hanno visto partecipare. Adesso nomino l'elenco perché sicuramente lo prendo. Sono 7. Sono 7 amici che hanno trattato i temi del counseling, del coaching, dell'alimentazione, dell'organizzazione, di tutto quello che riguarda il cambiamento verso... Tutto quello che dobbiamo fare per cambiare, per trasformarci. Esatto. Sì, sì. Quindi, Luca, buonanotte. Beh, direi che abbiamo chiuso in bellezza. Forse dovevamo iniziare con Roberto, perché probabilmente prima di fare un viaggio bisogna fare benzina, e qui si parla di una benzina buona, no? Di un buon carburante. Quindi non so che bravo, cos'è. Che non è questo, Luca, che non è questo il carburante. Ti fai le patatine fritte, ma ci fai anche il biodiesel e distruggi all'altra parte del pianeta. Cos'era? Olio di palma? Olio di palma, sì. Sì, sì. Ah, ecco. Roberto arriva quando fa le presentazioni, arriva con un borsone carico di robe buone e cattive. Luca, hai visto la saponetta? No. Abbiamo anche la saponetta. Olio di palma. Ma non sa di patatina fritta? No, è magnificamente profumata. No, però si potrebbe utilizzare per farla. Non faccio vedere per motivi di... per ovvi motivi la marca. Ma viene spacciato per un prodotto naturale, sapore di Marsiglia purissimo, però dentro c'è la morte, la distruzione. Infatti su Facebook qualche settimana, no, ormai 15 giorni fa, ho condiviso una foto fatta all'auto da un aereo, in cui si vede proprio la foresta del Borneo. Devastata, sì. Che praticamente era ormai tabula rasa di palme da olio. Che poi sono, adesso Roberto non l'ha detto, ma lo so, sono un palmizio particolare, contengono dei frutti cioè non sono le palme che vediamo noi per strada. Ovviamente no, è una palma che ha la caratteristica di produrre questo frutto particolare. È un palmizio, quindi comunque richiama l'immagine del palmizio. Peccato però che la natura ne abbia fatto sì che ce ne sia qualcuna nelle foreste, e noi invece stiamo facendo diventare le foreste di palme da olio. Al di là dell'importanza della foresta nell'ecosistema della Terra, cioè dire che le foreste prima che venissero abbattute erano abitate da animali. Considerate che parliamo di foreste allo stadio climax dell'evoluzione, cioè la massima espressione della bellezza della vita sulla Terra e della sua straordinaria biodiversità. Quindi tutto quello che c'è in queste meravigliose foreste, che hanno impiegato milioni di anni per arrivare a questo stadio, miliardi di forme vegetali, miliardi di forme microbiche, tantissime specie animali vengono distrutte nei modi più aberranti che possiamo immaginare, col fuoco, con l'uccisione con armi da taglio. È qualcosa di veramente mostruoso che stiamo facendo, e noi possiamo fermarlo, noi abbiamo il potere della scelta. Grazie. Questa cosa... Vedo i vostri ringraziamenti. Siete un piccolo gruppo di persone che vuole cambiare. Io vi ringrazio.
Io devo dire che mentre ero dall'altra parte a fare l'altro webinar su temi completamente diversi, un mio amico Fabio, che è qui presente, mi ha ovviamente sottolineato il fatto che era una serata molto vegana, no? Perché insieme a lui, altri amici, eccetera, abbiamo condiviso un po' di cose. Io purtroppo sono dalla parte dei cattivi, non ho ancora raggiunto una certa Luca, mi consapevolezza. sa che dovrai seguire i miei webinar. Non ci sono storie, io lo scrivevo e Fabio può confermare in chat, glielo scrivevo via chat, ho detto che qua il destino mi sta continuamente portando in quella direzione, io lo sto lasciando andare, lo sto seguendo e penso che il tuo corso sarà insomma, il punto di partenza. Penso Mi proprio raccomando, che io ci sarò. pagante, sarai pagante. Rigorosamente pagante. Allora Va io bene. direi ragazzi, condividete domani o dopo, adesso anche noi ci concediamo un weekend, magari lunedì vi mandiamo un po' di informazioni sul corso, aiutateci a promuoverlo soprattutto se ci credete dal punto di vista etico, anche, posso usare una parola brutta, spirituale, ok? Cioè se ci No, non è credete, non è solo... politica. Luca, non No, è nel politica. senso... no, perché sennò dopo rovino il personaggio Luke Cash, quindi devo mantenere un po' il Ah, personaggio, ecco. Ah, capito? Se no poi dicono che mi sto imbonendo, queste cose qua. Quindi, no, noi ci crediamo molto e io ho sempre affiancato Fabio in questa sorta di missione sulla consapevolezza, anche se io sono refrattario di mio e ci sto lavorando però, no? Refrattario di mio perché amo la carne, però sto zitto perché non è la serata. Luca, che E gruppo quindi... sanguigno sei? Luca, che gruppo Eccolo, lo sanguigno sapevo sei? io che mi incasinavo, ogni volta io vengo coinvolto. Che gruppo sanguigno sei, Luca? Dillo pubblicamente. Quale sarebbe la risposta migliore, Roberto? No, no, devi dirmi quella vera. Qual è? Tanto sono solo tre. Qual è il tuo gruppo sanguigno? Il B positivo RH0 negativo? Hai fatto un purpurì che non ha senso, mio caro. O sei 0, o sei A, o sei AB, o Ho sei cercato di B. gettare fumo negli occhi. B positivo, credo. Sei un B positivo. E allora ti piace e basta, ma non hai come dire, un'attitudine metabolica al consumare la carne. Quello è prerogativa del gruppo 0. Porco Pensi cane. sempre a cambiare gruppo, Comunque controllano, quello non può farlo. No, non è come cambiare però. sesso, quello non si riesce proprio. Va bene, allora dunque ci ritroviamo per il gusto della carne, ci sono tante alternative, anche solo vegane, Luca non hai scuse, ecco, lo sapevo Ecco, io hai che... visto? No, devo dire che io sto scoprendo il seitan per curiosità e la cosa che mi dà molto... Devi fare il corso, devi fare il corso. Sei tanto buono, sei tanto Devi buono. fare il... Allora, sarebbe Ragazzi, io da qualche parte possibile, devo cominciare, no? cioè Allora, venitemi incontro. sì. Allora, lo dico anche agli altri che sono ancora tutti connessi. È quello che dicevo prima a proposito dei frumenti moderni. Evitate il seitan da frumento, sia che sia duro, sia che sia tenero. Quindi frumento duro, frumento tenero. Esiste Evitatelo. seitan da altri frumenti? Utilizzate seitan da farro o da Khorasan. Quello è Solo una quello. fonte di proteine. Ah, io solo quello, intendevo. Ah, no, non mi Uguale, uguale. permetterei mai di usare quello mai e poi mai. Perché Luca è entrato adesso e non ha seguito Gli manca la prima la parte, parte sì. sul frumento, per Sì. questo dicevo. Sapete che sono 2 settimane che io vengo preso di mira durante i webinar, la settimana dei cambiamenti, mi fanno fare esercizi, mi fanno sbagliare, me ne fanno fare tutti i colori. Io lo sapevo, Allora. io entro per curiosare, lo sapevo che non dovevo aprire il microfono, lo sapevo. Sei Lo diventato il testimone del cambiamento, Luca, che tu voglia o no. sapevo. Mamma mia, è No, incredibile. ma beh, nel senso, prima e dopo. Prima e dopo. Per ora sono il prima, dai, adesso ci lavoro sul dopo. Allora, grazie mille Roberto, grazie mille Fabio. Salutate pure voi, io mi eclisso e ringrazio tutti quelli che sono ancora qui, Sono tutti attivi e sono felice di questa cosa, mi piace molto. Sì, saluti anche da parte mia. Lunedì manderemo la registrazione e tutte le informazioni. Grazie ancora, Grazie, Roberto. grazie a voi. Ho sentito tutta la vostra energia, oltre a quella delle mandorle che ho mangiato prima, quindi va bene. Grazie, grazie, arrivederci, più presto. Ok, chiudiamo. Ciao, buonanotte. Ciao, Buonanotte. ciao, ciao.